Buonasera a tutti. Innanzitutto il tutoriale del giornato sente qualcosa? A Franco Cascini, professore emerito di storia medievale dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, Scuola Normale Superiore, collabora con la RAI e con vari giornali. Tra le sue pubblicazioni, Castello e Monte, Noi e l'Islam, un incontro di studi del 2001, il Turco a Vienna, 2011, Gerusalemme, 2012, con l'antica festa crudele, 2013. In questa sede, in Terra Santa, pellegrini italiani tra Medioevo e prima età moderna, è stato presentato il 3 giugno del 2013. L'attributo dell'imperatore, storia dei sapori, segreto della storia, è stato presentato il 15 maggio del 2015. L'Islam è una minaccia, falso, presentato il 18 maggio del 2017. Con noi è anche Umberto Cecchi, giornalista, è stato per anni direttore del giornale La Nazione di Firenze, all'interno del quale ha coperto i ruoli di capocronista, vice direttore, inviato speciale in Italia e all'estero, in particolare Asia, Africa e America Latina. Valerio Massimo Manfredi, scrittore, archeologo, fotografo del mondo antico, ha condotto spedizioni archeologiche in molte località del Mediterraneo, è arrivato in lettere classiche, scusate la voce, all'Università di Bologna, ha insegnato prima all'Università Cattolica dall'80 all'86, ha iniziato un'intensa carriera accademica prima all'Università di Venezia, 87, e dopo presso la prestigiosa Università Americana fino alle compagnie di altri studi della Sorbona di Parigi, alla Bocconi di Milano, saggista, giornalista, sceneggiatore e brillante divulgatore, si è affermato come scrittore di grande successo internazionale con la trilogia Alexandros, da cui è stato tratto un film. Numerose le sue opere di narrativa e i suoi saggi. Il libro che offre oggi alla nostra riflessione tratta del viaggio di tre misteriosi messaggeri che da Firenze, Segovia e Gerusalemme partono verso il centro del mondo, la Samarcanda di Tamerlano, il conquistatore tartaro che dopo aver assistito al risorgimento del grande impero mongolo di Gengis Khan, l'ha ricostruito quasi per intero dalla Russia alla Via della Seta, da Damasco a Turfan, sì, da Turfan, partendo uno dopo l'altro e potentati dell'Italia centrale. È lui il signore della Conca, il potente e feroce Tamerlano, meglio conosciuto come Timurlund, che in persiano significa Timur lo zocco. È l'uomo leggendario che dal capo di una piccola tribù turkestana diventa un principe duro e violento, ma anche un raffinato amante delle arti e un promotore di monumenti e costruzioni memorabili. Do subito la parola a Franco Cascini.